So già cosa mi aspetta e non mi spaventa. Potrai scordare ogni riguardo, ma non mi lascerò sorprendere. Potrai pensare che a questo non si possa resistere, ma non cambierò mai ciò che sono. Io sono Florin Stone, probabilmente la miglior superficie di sempre. Buonasera. Le ricerche tra i calanchi sassolesi per trovare tracce di Alessandro Venturelli, giovane sassolese che si è allontanato da casa lo scorso 5 dicembre, hanno portato ad una macabra scoperta. Ieri, a poche centinaia di metri dal tiro a segno di Sassuolo, infatti, sono state rinvenute ossa umane. Una delle ipotesi sull'appartenenza di quei resti porta il pensiero indietro fino al 2012, quando in quella zona scomparve senza lasciare nessuna traccia la 44enne Paola Landini. A partire da oggi sono aperte le prenotazioni per le vaccinazioni anti-Covid per le persone da 60 a 64 anni, vale a dire nate dal 1957 al 1961. I canali di prenotazione sono le farmacie private comunali della provincia, i corner della salute, il fascicolo sanitario elettronico, il portale Coop Web o l'app Air Salute. Due case report realizzati da un team di ginecologi dell'ospedale di Sassuolo sono stati pubblicati sul British Medical Journal CS e sulla rivista Annals of Obstetrics and Gynecology. Gli articoli riguardano una metastasi ovarica da melanoma cutaneo che si è presentata a distanza di 10 anni sulla paziente e l'analisi della corretta e tempestiva diagnosi e il trattamento della torsione ovarica in donne che hanno già manifestato problemi analoghi durante l'adolescenza. Gli articoli in questione sono stati redatti da Mirvana Eru, Manuela Bellafronte, Maria Cristina Galassi e Stefania Malmusi. Questa mattina sono iniziati lungo via Mazzini i lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione nell'ex stabilimento Cisa Cerdisa nel tratto sassolese. Di conseguenza sono state imposte alcune modifiche alla circolazione. Nel dettaglio, il tratto di via Mazzini, compreso tra via Ticino e il confine con il comune di Fierano, sarà interessato da un restringimento di carreggiata fino al 31 agosto. Ed ora passiamo allo sport. Sconfitta interna per la formazione di Serie B della Caracol Sassuolo, che domenica ha ceduto 3-0 contro Rubicone. In attesa del primo impegno dei playoff in programma per mercoledì 12, ascoltiamo l'intervista post partita. Gruppo di partite dai volti diversi una dall'altra, si vince fuori casa contro la prima in classifica e inopinatamente, devo dire quasi arrendevoli oggi contro questa squadra che vi ha dominato in meno di un'ora e mezza. Sì, sono d'accordo sull'analisi, io sinceramente me lo aspettavo perché se avete visto siamo praticamente ridotti ai minimi termini e abbiamo avuto un rullino di marcia molto importante che ci ha portato a vincere contro la capolista. Poi abbiamo fatto una partita infrasettimanale contro Bologna che è stata anche quella una bellissima partita che ci ha visto soccombere per pochissimi punti. E questa partita che è la conclusione, i ragazzi erano veramente molto scarichi. Molto probabilmente non ho voluto nemmeno pressare troppo i ragazzi durante la settimana perché la gara che ci aspetta contro la seconda in classifica del girone 1 sarà una partita molto impegnativa perché è una squadra molto importante che è stata programmata per fare almeno la finale dei playoff. Diciamo che due mesi fa probabilmente ti avrei detto che avremmo fatto fatica a entrare nei playoff.
adesso ce lo siamo guadagnati con le nostre forze, arrivando terzi classificati. Incontriamo una compagine molto forte che è la squadra di Ongina. Dobbiamo saper lavorare insieme come gruppo, come squadra innanzitutto, come società, perché ci teniamo molto, almeno a figurare. Se i ragazzi di Ongina sono così forti come ci dicono, probabilmente vinceranno, ma noi alla la prima partita in casa, il 12 di maggio, cerchiamo di dare il nostro massimo. Chi potrai recuperare per quel giorno? Nessuno. Questo è il grosso rammarico, ma prevalentemente per i ragazzi, perché comunque tutti i ragazzi fino a febbraio-marzo si sono allenati spingendo sempre e mai risparmiandosi. Peccato che adesso, che avrei bisogno della squadra, devo fare i conti con pochi elementi che però stanno dando tutto e purtroppo non abbiamo risposto come volevamo, ma è una considerazione che probabilmente ci stava. Noi lavoreremo con l'aiuto anche delle squadre del settore giovanile, abbiamo portato in panchina dei ragazzini dell'Under 17, lavoreremo come stiamo facendo con i gruppi Under 19 che ci stanno dando una grandissima mano e speriamo di essere anche da guida per fare in modo che si riesca a portare qualche elemento il prossimo anno in Serie B, e questo è il nostro cammino. Come primo anno devo dire che è più che sufficiente, anzi discreto. Dal 27 al 29 maggio il Mapei Football Center, e nello specifico il campo sintetico Adriana Spazzoli, ospiterà la Final Four del campionato primavera femminile. Il 30 maggio invece al Mapei Stadium andrà in scena la finale di Coppa Italia femminile tra Milan e Roma. Anche per questa edizione di Sassuolo Oggi TG è tutto, vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento a domani. Buona serata.